Benvenuto nel nostro nuovo video di Mentalità Vincente. Siete pronti per un'esperienza coinvolgente e ispirante che vi porterà a scoprire il potere di una mentalità vincente? Questo video è dedicato a coloro che desiderano trasformare la propria vita e raggiungere grandi traguardi. Che tu stia cercando di migliorare le tue abilità, superare ostacoli o realizzare i tuoi sogni più audaci, siamo qui per darti gli strumenti e le strategie che ti aiuteranno a sviluppare una mentalità che vince in ogni ambito. Preparati a sfidare le tue convinzioni limitanti, ad abbracciare il cambiamento e a scoprire il tuo potenziale illimitato. È il momento di abbracciare una mentalità che ti spingerà al successo. Quindi mettiti comodo, apri la tua mente e preparati a immergerti in un viaggio che ti trasformerà in un vincente. La vita è un susseguirsi di inizi importanti con risultati troppo limitati. Si inizia qualcosa e si rinuncia. Si inizia qualcos'altro e si rinuncia. E ora ci si rende conto che il tempo sta scadendo e si deve affrontare il fatto che si sta invecchiando senza aver realizzato ciò che si avrebbe potuto realizzare e non si è mai disposti a pagare il prezzo della resilienza. La verità è che tutti vogliono avere successo, ma così pochi ci riescono. Ora la domanda è: perché così pochi riescono ad avere successo durante il corso della vita? La vita è piena di alti e bassi. Viviamo in una cultura in cui le persone non vogliono accettare che ci saranno stagioni buone e stagioni difficili. Ci sarà l'estate e ci sarà l'inverno. In alcuni momenti della vita, le estati saranno più lunghe e migliori di altre e gli inverni saranno più lunghi e freddi di altri. Questa è semplicemente la vita. C'è un tempo per ogni cosa, un tempo per ogni attività quotidiana, un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare. La ragione per cui le persone non riescono ad avere successo è perché non comprendono questo concetto e prendono decisioni permanenti durante una stagione temporanea. Non prendere decisioni permanenti basate su una stagione temporanea. In ogni impresa arriverà un momento in cui arrendersi sembrerà l'unica opzione, quando il problema sembra insormontabile, quando la montagna sembra inamovibile e il nemico sembra imbattibile, e la sconfitta sembra l'unico risultato possibile. Ma il cielo ti sta dicendo queste parole oggi: non ti arrendere mai, mai, mai. Per raggiungere il successo, per raggiungere l'obiettivo che desideri ardentemente, devi riconoscere che stai combattendo. Dovrai attaccare, continuare ad attaccare. E qualsiasi cosa si frapponga tra te e il tuo obiettivo, devi sapere che non ti arrenderai finché non vincerai, perché in questa situazione c'è una sola vittoria e quella vittoria sei tu. Il problema di questa generazione è che ogni volta che incontriamo una resistenza o un'avversità ci arrendiamo. Ripetutamente vediamo uomini e donne che hanno dimostrato resilienza di fronte a ostacoli insormontabili. Alcuni di voi stanno passando attraverso l'inferno in questo momento, che sia nel vostro matrimonio, nel vostro lavoro, nella vostra attività o nella vostra famiglia, ovunque sia, non arrendetevi mai, non arrendetevi. Come dice Winston Churchill, se stai attraversando l'inferno, continua ad andare. Molti di voi si trovano in una situazione in cui la vita ha spinto contro un muro, ma non potete arrendervi, non potete darvi per vinti, dovete essere resilienti. Avete due scelte: alzarvi e combattere o vivere con il rimpianto. Dovrete combattere sotto la pioggia, dovrete combattere quando siete stanchi, dovrete combattere quando non ne avete voglia, dovrete combattere quando non avete nessuno dalla vostra parte. Dovrete continuare a combattere indipendentemente dalle probabilità, indipendentemente da ciò che la vita vi presenta. Dovrete continuare a combattere. Siete arrivati troppo lontano per arrendervi ora. La vostra vita vi ha trascinato attraverso troppe situazioni per poi lasciarvi abbandonati quando siete stanchi. E quelli che credono in voi vi hanno abbandonato e non credono più in voi. Quando loro sono senza speranza, voi rimanete resilienti. Quando ridono dei vostri sogni e dei vostri obiettivi, vi arrendete o rimanete resilienti? Resterete fermi come individui e sarete resilienti. Direte: io supererò tutto questo. Hai la resilienza per andare avanti quando non c'è altro da fare. Hai la resilienza per rimanere saldamente ancorato anche quando tutti gli altri perdono la fiducia. Hai la resilienza per resistere quando la vita ti ha spinto all'angolo.
Hai la resilienza per combattere contro gli avversari esterni e gli avversari interni. Gli avversari interni sono le sfide che affronti dentro di te, come l'indifferenza, l'incertezza, il dubbio. Non essere indifferente a ciò che fai. Togliti la pigrizia e porta avanti il tuo obiettivo con intensità e impegno. Prendi decisioni e sii determinato, anche se potrebbero essere sbagliate. L'esperienza che otterrai ti aiuterà a prendere decisioni migliori in futuro. Affronta il dubbio che può insinuarsi in te. Evita il cinismo e non permettere che ostacolino le tue possibilità di successo. La resilienza è una qualità umana straordinaria, un potente strumento che possediamo tutti indipendentemente dalle nostre credenze o fedi personali. È la forza interiore che ci spinge a superare gli ostacoli, a non arrenderci mai di fronte alle difficoltà e ad affrontare le avversità con coraggio e determinazione. La resilienza è come una fiamma che brucia dentro di noi, alimentata dalla volontà di raggiungere i nostri obiettivi, nonostante le sfide che si presentano lungo il cammino. Quando siamo colpiti da una caduta o da un fallimento, la resilienza ci dà la forza di rialzarci, di imparare dagli errori e di continuare a crescere. Non si tratta solo di resistere alle avversità, ma anche di adattarsi ai cambiamenti e di trasformare le difficoltà in opportunità. La resilienza ci insegna a trovare soluzioni creative, a prendere decisioni coraggiose e a mantenere uno sguardo positivo anche di fronte alle situazioni più complesse. È importante comprendere che la resilienza non si basa su riferimenti religiosi, ma è una caratteristica intrinseca dell'essere umano. È un'abilità che può essere coltivata e sviluppata attraverso l'esperienza, la consapevolezza e la pratica. La resilienza ci permette di affrontare le sfide con fiducia e di perseverare nonostante le difficoltà che incontriamo lungo il percorso. Indipendentemente dalle tue convinzioni personali, ricorda che hai dentro di te la capacità di essere resiliente. Affronta le avversità con determinazione. Impara dagli ostacoli che incontri e usa la tua forza interiore per perseguire i tuoi obiettivi. La resilienza è la chiave per superare le sfide e raggiungere il successo. Quindi ricorda che sei capace di resilienza. Non arrenderti di fronte alle sfide. Combatti per ciò che vuoi raggiungere e sii determinato a superare le avversità. La tua resilienza sarà la tua guida verso il successo e la realizzazione dei tuoi obiettivi. Se questo messaggio ti ha ispirato e desideri ricevere ulteriori contenuti motivazionali e stimolanti, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale YouTube. Basta fare clic sul pulsante di iscrizione qui sotto e attivare la campanellina per essere sempre aggiornato sui nostri nuovi video. Alla prossima!